problema è che a fronte di questo abbassamento del prezzo che c'è stato nel mese, soprattutto durante il periodo del lockdown, c'è stato un innalzamento del costo del prodotto finito sul bancone. E quindi è evidente che c'è stata qualche attività di natura speculativa da parte di qualcuno, perché se una mozzarella o un formaggio costa 10, 20, 30 centesimi o addirittura 40, 50 centesimi in più, a fronte di un deprezzamento della materia prima, è evidente che insomma le due cose non stanno, perché vengono penalizzati non solo i consumatori ma anche i produttori. Molta gente di città non sa il lavoro che svolge un allevatore. Praticamente noi siamo impegnati 365 giorni l'anno. Se già come nella mia piccola azienda siamo i due fratelli, qualche festivo ce lo possiamo fare, se no noi dobbiamo andare in stalla Pasqua, Natale, 15 agosto, non esistono feste. Dobbiamo, quando l'allevamento è abbastanza grande, dobbiamo avere anche degli operai che ci danno una mano. Gli operai hanno la famiglia, vanno pagati. Quando il prezzo del latte è così ristretto, tu devi alimentare gli animali in un modo giusto, perché il latte è controllato e d'alta qualità. E alla fine, quando vai a stringere, quando paghi tutto, la corrente, l'acquedotto del Ruzzo, come si fa a lavorare a queste condizioni? La proposta che noi stiamo mettendo in campo e che diventerà una proposta ufficiale con una risoluzione che presenterà il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo, si basa su due cardini fondamentalmente. Il primo è quello di far sì che la regione si faccia carico di contribuire con 3, 4, 5 centesimi al litro per far sì che le attività di produzione del settore latteario e caseario ottengono la possibilità di mantenere la concorrenza di un settore dal quale rischiano di essere completamente messi fuori, visto i prezzi al consumo, i prezzi diciamo concorrenziali che si sono costruiti e creati nel mercato e che attualmente risultano a 36 centesimi al litro. E il secondo, che è collegato fondamentalmente al primo, è chiaro che mantenere la competitività grazie ad un rimpinguamento pubblico per garantire il prezzo del mercato del prodotto locale serve all'Abruzzo a mantenere e a difendere il prodotto autoctono, che chiaramente potrebbe essere più facilmente vendibile e meno aggredito da parte del mercato e di prodotti appartenenti o provenienti da altri settori.